les sens, dans tous les sens interdits, j'entends tout ce qu'il faut, les vrais, les faux et les non-dits. Je suis une fille et je plante mes talons aiguilles en plein dans ton mille. Nasce 10 anni fa, io da bambina non sognavo assolutamente di fare questo lavoro, ma volevo fare l'insegnante di una materia d'arte, di disegno, quindi ho fatto il liceo artistico, l'Accademia di Belle Arti, ma poi la strada dell'insegnamento, diciamo che non sono riuscita a prenderla. Quindi nel 2001, quando non sapevo ancora bene cosa fare, così mi prese un... non so da cosa è venuta questa idea di fare un abito per mia sorella. Non è venuto male e quindi sono stata spinta, mi è venuta questa idea di dire che forse poteva essere un settore che mi poteva interessare, quello del cucito. E mi sono iscritta ad una scuola, cioè inizialmente pensavo di fare un semplice corso di cucito, in realtà mi sono trovata in una scuola, la SITAM di Padova, dove imparavo a realizzare modelli, e lì mi sono veramente appassionata. Mi sono appassionata perché ho capito che un'idea avrei potuto trasformarla in abito e comunque metterci della creatività. Dopo un anno che ho iniziato questa scuola mi sono buttata e ho fatto il mio abito da sposa e mi è piaciuto veramente tanto, quindi ho capito che questo era un settore che mi avrebbe dato delle soddisfazioni. Nel 2008, a 34 anni, con due bambini piccoli, ho deciso di aprire la mia attività. C'era la possibilità di usufruire di un bel finanziamento, con il 50% a fondo perduto, quindi mi sembrava che fosse un treno che dovevo prendere per forza. Ho provato, inizialmente il laboratorio era a casa. Nel 2011 mi sono trasferita in questo laboratorio, in località La Torre tra San Piero e Borgo, e niente, quindi mi sono ingrandita. E da allora ho fatto, da quando ho aperto nel 2008, ho fatto circa 300-350 vestiti da sposa, più tutti i vari cerimonie, bambini, damigelle, riparazioni, insomma il lavoro è aumentato, diciamo, è aumentato, e in questi anni avevo proprio l'esigenza di trovare una collaboratrice che dividesse con me, non più che il lavoro in sé, che condividesse con me la crescita dell'azienda, quindi le idee, gestire il sito, tutto quello che comunque c'è intorno a un'attività. Nel 2016 è entrata in società con me Valentina. Io sono Valentina e quindi sono la nuova socia di Lucia. Ho sempre visto la mia vita come questa che ho adesso, nel senso disegnare abiti, realizzarli, essere in proprio. La mia nonna era sarta, cucivamo insieme gli abiti per le bambole. Ho conosciuto Lucia perché aprì appunto il suo atelier in Borgo e vidi che faceva i corsi e quindi mi sono iscritta, e da lì appunto ho imparato non solo il cucito ma anche la modellistica, che era una parte importante che non conoscevo. Poi arrivata all'università ho fatto moda e tramite l'università dovevo comunque fare un tirocinio, e mentre tutti i miei compagni andavano nelle grandi firme, Patrizia Pepe, Cavalli, Cervino, comunque le grandi firme che hanno gli atelier o comunque gli uffici o stile in zona, io ho deciso di farlo qua, dalla Lucia, prima di tutto perché avevo visto che grazie a lei potevo proprio imparare il mestiere e non solo andare a fare le fotocopie, per così dire. Col tirocinio qua ho fatto un altro tirocinio da Ermanno Cervino, per uno stilista, ci sono stata quasi un anno. E lì ho capito che volevo fare questo lavoro, ma non lo volevo fare per uno stilista, perché io volevo creare cose mie. E all'improvviso è appunto arrivata Lucia e mi ha fatto questa proposta di andare a lavorare con lei. Ho lavorato con lei per quasi un anno e poi lei mi ha proposto non più di essere una dipendente, ma di essere la sua socia. E niente, per adesso sono molto felice, anche e soprattutto per aver realizzato il mio sogno,
molto giovane e nel mio territorio, perché non ho mai, diciamo, sperato di poter realizzare questa cosa in Italia, perché ho sempre pensato di dover andare all'estero, cosa che in realtà non volevo fare perché volevo rimanere qua. E quindi niente, sono molto contenta di essere una delle giovani che è rimasta. À chaque écho, tu bondis comme un genre bandit d'amour, d'amour rien qu'une romantique.